Il 1600 è un periodo che rientra in quella che viene considerata come l'epoca d'oro della pirateria. Le grandi imprese corsare o le attraversate oceaniche sono rimaste impresse nell'immaginario collettivo. Eppure, al contempo, questo fenomeno ha imperversato anche nel Mar Mediterraneo, Mar Adriatico incluso. Certamente tra i maggiori protagonisti del periodo troviamo gli uscocchi, abili marinai che dalle coste orientali dell'Adriatico si distinguevano per rapide azioni di saccheggio o guerriglia a danno di bastimenti commerciali. Per molti decenni gli uscocchi avrebbero messo a ferro e fuoco le acque dell'Adriatico, instaurando un clima di pericolo, paura ed instabilità, le cui rappresaglie avrebbero poi portato ad un conflitto su larga scala, una guerra quasi dimenticata dalla storiografia ufficiale, che prende il nome di Guerra degli Uscocchi, Guerra di Gradisca o anche Guerra del Friuli, che ha avuto luogo tra il 1615 ed il 1617. Chi erano gli uscocchi, queste figure che sembrano comparse dal nulla, in grado di prendersela con i turchi, con le navi del papato, quelle di Napoli, ma soprattutto in grado di minare la stabilità del potere della Repubblica di Venezia sul Mar Adriatico? Il testo che provvidenzialmente ci viene in aiuto e dal quale è tratta una miglior comprensione di tutta questa vicenda è La guerra del Friuli di Riccardo Caimmi con l'introduzione a cura del professor Giuseppe Trebbi dell'Università di Trieste. L'etimologia della parola uscocchi deriva dal serbo croato e fondamentalmente significa fuggitivo e si riferisce a quella parte di profughi cristiani originari delle zone dei fiumi Sava e Danubio e riversati lungo le coste dalla spinta di espansione dell'impero ottomano avvenuta nel corso del Cinquecento e più precisamente si stabiliscono nel Quarnero, tra le città di Segna e Fiume, sotto la protezione dell'arciducato d'Austria. Ma con una Repubblica di Venezia che sul Mar Adriatico attuava una vera e propria operazione di polizia marittima, avviare una florida attività di pirateria sembrava impossibile. O quasi, dato che gli uscocchi infliggeranno dei danni gravissimi alla marina e ai commerci veneziani. Le imprese degli uscocchi assumono dei contorni epici, quasi romantici, celebrati nei loro paesi di appartenenza come degli eroi, vengono anche ricordati in molti canti popolari. Inoltre, data l'eterogeneità delle loro file, appare chiaro come gli uscocchi non rappresentassero una sorta di nazionalità o di paese di provenienza, quanto piuttosto un vero e proprio rango sociale. L'attività piratesca si rivela redditizia, il loro numero si moltiplica da poche centinaia ad alcune migliaia nel giro di qualche decennio. Ma qual era il segreto dei pirati uscocchi? A cosa si deve il loro successo? Le ragioni sono sostanzialmente due. La prima potremmo considerarla una ragione di tipo internazionale, perché legata agli interessi economici internazionali celati dietro alle spedizioni degli uscocchi, e cioè il fatto che il ricavato di una spedizione piratesca poteva essere commerciato con una moltitudine di stati della penisola italiana e non solo, come ci viene fatto l'esempio nel testo che menzionavo prima, di come le persone che venivano catturate e ridotte in schiavitù venivano cedute allo Stato Pontificio che le impiegava come rematori sulle proprie imbarcazioni. E questa è anche la ragione per la quale la Chiesa tendeva a chiudere un occhio a proposito di pirati cristiani che imperversavano a danno di altri paesi cristiani. Inoltre, i rapporti tra lo Stato Pontificio e la Repubblica di San Marco non erano certo idilliaci, dato che tradizionalmente Venezia non riconosceva il potere temporale parallelo, per così dire, della Chiesa all'interno dei suoi domini. Inoltre, chi aveva veramente tanto da guadagnare di queste spedizioni piratesche era l'Arciducato d'Austria, che da tempo aspettava l'occasione giusta per inserirsi nei traffici del Mar Adriatico. E anzi, l'Austria favoriva in ogni modo possibile l'attività degli uscocchi, talvolta pagando anche loro la corsa. La seconda ragione sta nella difficoltà, perlomeno iniziale, da parte di Venezia nel debellare militarmente questa pirateria dilagante, tanto che, nonostante lo stanziamento di fondi e uomini per contrastare questo fenomeno, come anche la nomina del nuovo capitano di nome Armorò Tiepolo,
Sconfiggere gli uscocchi si rivelerà un'impresa veramente difficile, in quanto questi, piuttosto che affrontare la flotta veneziana in uno scontro aperto, preferiscono sempre defilarsi e fuggire con il bottino attraverso anche nascondigli su terra protetti dalle isole e dai vasti fondali anche per lungo tempo. Ma gli scontri proseguono tra colpi e contraccolpi, ma mai risolutivi. Nei primi anni del 1600 vediamo da un lato un arciducato d'Austria fare strumento di questi pirati uscocchi per danneggiare quanto più possibile, e farlo indirettamente, la Repubblica, così da crearsi uno spazio, farsi strada per poter magari entrare ed instaurare un proprio mercato lungo il Mar Adriatico. E dall'altra parte una Repubblica di Venezia quanto mai intenzionata a preservare il suo diritto di esclusività sull'Adriatico, dal quale in fin dei conti dipendeva la sua stessa esistenza. Una Venezia però forse mai prima d'ora così tanto in difficoltà nel mantenere l'ordine e il controllo non solo sul mare, ma anche nelle città costiere del nord Adriatico ad essa soggette, a causa delle razzie degli uscocchi, sempre fulminee ed imprevedibili. La zona dell'Istria è sicuramente tra quelle più martoriate da una serie quasi incessante di scorribande. A pagarne le spese sono famiglie, contadini, insomma la popolazione civile, trattandosi di azioni di pirateria, e nell'area inizia a registrarsi un certo decremento demografico. Ma a onor del vero, la strada della diplomazia non rimane intentata. Nell'anno 1600 avviene un blocco navale veneziano a ridosso della fascia costiera di pertinenza agli Asburgo, con esplicita richiesta di prendere dei seri provvedimenti nei confronti dei pirati uscocchi. L'arciducato d'Austria, che in quel momento si trova impegnato in una guerra contro i turchi, non è nella condizione di poter quindi aprire un altro fronte di guerra con Venezia, e lì per lì decide di acconsentire inviando a Segna, che era il quartier generale dei pirati uscocchi, un commissario con poteri speciali di nome Giuseppe Rabatta per gestire al meglio questa situazione. Un episodio che non solo non sarà risolutivo, ma che, se possibile, contribuirà a peggiorare ulteriormente i rapporti tra la Repubblica e gli Asburgo, in quanto questi ultimi accusavano Venezia di non essere intervenuta proprio contro i turchi, a loro dire infedeli. Tuttavia, nel 1613 avviene un fatto cruciale. Il capitano veneziano Cristoforo Venier viene brutalmente ucciso nei dintorni dell'isola di Pago, proprio dai pirati uscocchi. Questo gesto viene considerato imperdonabile proprio a Venezia, in quanto questa figura era un sopraccomito, ovvero sia una delle figure più illustri e più in vista della società, della vita pubblica e politica della Repubblica di Venezia. Ma nonostante l'assedio di tutta risposta della città di Segna da parte di una flotta veneziana capitanata dal provveditore Filippo Pasqualigo, e nonostante l'intervento di un funzionario austriaco, tale Tiefenbach, per la cattura, l'arresto e l'esecuzione dei pirati uscocchi responsabili dell'omicidio di Venier, Venezia non trovava comunque soddisfacente l'impegno dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo nel adempimento dei patti stipulati. Erano in pratica i prodromi della cosiddetta guerra di Gradisca. Ma perché Gradisca? In effetti, la fortezza di Gradisca si trova, nel periodo preso in esame, sotto l'amministrazione territoriale austriaca e rappresenta uno dei confini con i possedimenti terrestri proprio della Repubblica di Venezia, che l'aveva costruita e persa circa un secolo prima. La fortezza di Gradisca assume un'importante valenza strategica nella misura in cui nell'area, quella basso-friulana, si registra la scarsità, anzi la quasi totale assenza di potenziali confini naturali. Inoltre, nel progetto veneziano, un'eventuale ripresa della fortezza di Gradisca avrebbe favorito molto questo progetto di messa in sicura e di fortificazione della Laguna Veneta, a fianco della recente fortezza di Palmanova, in un progetto, quello veneziano, che avrebbe visto lo spostamento del proprio confine almeno fino al fiume Isonzo.
Va detto comunque che la guerra di Gradisca, o guerra del Friuli, è una guerra estremamente densa di avvenimenti e di tante fasi al suo interno. È tuttavia possibile ripercorrere e menzionare alcuni aspetti estremamente importanti. A Venezia, infatti, ci sono due correnti politiche con una visione a proposito di questa guerra totalmente opposta. La prima, maggiormente propensa e favorevole alla guerra, che è presieduta dal frate Paolo Sarpi, e un'altra che non vede alcun vantaggio in questa operazione, che potremmo definire più pacifista, ed è un dettaglio che ci tornerà utile in seguito. Inoltre, la guerra, che si sviluppa su più fronti, dall'Istria al Carso Triestino al fiume Isonzo, vede un massiccio utilizzo delle fortificazioni. Oltre a quella di Gradisca già citata, anche il castello di San Servolo e molte altre ancora. Inoltre è una guerra che vede, come in linea con il periodo, la presenza di capitani arruolati esternamente ai ranghi regolari dell'esercito, come ad esempio il caso del capitano Pompeo Giustiniani arruolato da Venezia per l'assalto proprio alla fortezza di Gradisca. Finché, a seguito anche dell'ennesima scorribanda degli Uscocchi, questa volta nei pressi di Monfalcone, strategica enclave veneziana quasi completamente circondata dai domini asburgici, l'11 agosto del 1615 il Senato veneziano decide con strettissima maggioranza di sferrare l'attacco alle basi uscocche di Fiume e Segna, e riportando riscontri favorevoli come la distruzione della fortezza degli Uscocchi di Novi, ma muovendo al contempo delle forze di terra provenienti dall'Istria al fine di sbarrare la strada ad un eventuale invio di rinforzi austriaci. La prima fase della guerra volge quindi in favore di Venezia, ma ben presto il conflitto si vede assumere una dimensione di ben più ampia scala dello scontro isolato. Lo scenario si sposta in Friuli, dove il capitano genovese Giustiniani stava già guidando l'offensiva veneziana partendo da Palmanova e cingendo d'assedio Gradisca, senza tuttavia riuscire ad espugnarla, e muovendo la propria azione verso la isontina, a danno di alcuni insediamenti appartenenti agli arciducali. Le operazioni del fronte coinvolgono ora un'area estesa dalla zona di Pontebba fino al Monfalconese. La fisionomia del conflitto evidenzia una repubblica impegnata nella tattica dell'assedio e dell'impiego delle fortezze, talvolta in difesa o in offesa. Gli Uscocchi, impossibilitati a prendere il mare a causa della presenza della flotta veneziana, si arruolano nelle file di terra degli arciducali, che al contrario della Repubblica sembrano privilegiare una tattica più mobile e fatta di sortite e veloci incursioni a cavallo, che avranno il risultato, nel medio termine, di sfiancare l'attacco veneziano colpendone città, fortezze e basi operative. A cavallo tra il 1615 e il 16, la guerra inizia a ristagnare in una statica contrapposizione trincerata, la cui dislocazione è tra l'altro la medesima, per ampi segmenti, che avremmo drammaticamente rivisto 300 anni dopo, nella Prima Guerra Mondiale. Nella primavera del 1616, alcuni mesi dopo la sfortunata dipartita di Giustiniani, si tenta l'ennesimo assalto alla fortezza di Gradisca, tramite l'uso di esplosivo con l'intento di aprire una breccia tra le mura, le quali, con una certa dose di fortuna, resistono nuovamente. Ma proprio nel momento in cui la caduta di Gradisca pareva imminente, già verso la fine del 1616 la branca pacifista veneziana aveva già avviato i contatti per giungere ad un accordo di pace, inviando ambasciatori a Madrid e a Parigi, facendo così ben presto svanire gli auspici dell'ala, per così dire, interventista, perseguita da personaggi come Paolo Sarpi o il provveditore generale Niccolò Contarini. Questo non poteva che essere una sintesi estremamente stringata di una guerra, che così volge al termine, troppo spesso messa in secondo piano, ma che ha visto impiegate da ambo le parti alcune delle menti militari più brillanti dell'epoca, e che avrebbe avuto conseguenze estremamente profonde nell'economia e nella politica europea. La guerra di Gradisca, se da un lato aveva evidenziato l'incapacità da parte della Repubblica di muovere con efficacia le file dei suoi vari reparti, mancando così una vera e propria vittoria sul campo, dall'altro ebbe come risultato la dimostrazione che Venezia era ancora in grado, seppur con un grave colpo subito in termini di vite umane e risorse, di tenere testa da sola ad una delle potenze europee, in un quadro, quella della penisola italiana, dove la grande maggioranza degli stati italiani era appunto assoggettato frequentemente ad altre potenze estere.
E quindi, nonostante gli accordi di pace prevedano, tra le altre cose, anche lo spostamento degli uscocchi dalle coste verso l'entroterra croato, dove subiranno un processo di etnogenesi per cui spariranno dalla scena politica europea, e che quindi si possa dare una lettura in termini di vittoria per Venezia o comunque un riscontro parzialmente positivo, è pur vero che, come ci viene specificato nel testo che menzionavo all'inizio, le decine di migliaia di vittime tra civili e soldati, tutti per lo più di giovane età, comprometteranno fortemente la demografia di alcune aree come ad esempio l'Istria, che non si riprenderanno per tantissimo tempo. Era l'inizio del declino della Repubblica di Venezia, che sarebbe culminato un secolo più tardi circa con lo svilupparsi di altre aree portuali nell'Adriatico, una su tutte il porto di Trieste. Ma questa è un'altra storia. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, spero vi abbia interessati, e noi ci vediamo presto con altri racconti dall'Adriatico.